Buonasera a tutti i lettori di Bettes.it, è sabato sera, la nostra maratona del comico non è ancora finita, nel senso che per noi è iniziata venerdì mattina, in realtà, quando siamo usciti di casa. Com'è di ritornarci prima di andare a eventualmente accamparci per la salacca? Il giorno dopo, in realtà, appena usciti dalla salacca, È venerdì è ricominciato. ricominciato tutto e siamo andati direttamente a dormire in strada, quindi vabbè. Quindi siamo anche un po' Quindi siamo devastati. finalmente a casa dopo Adesso 2 giorni. siamo a casa. E, magari riusciremo a fare un pasto normale dopo, da mercoledì più o meno, credo. Allora, dividiamo in due il commento ai panel di questo sabato. Perché? Perché sono stati tantissimi e sono stati molto intensi, molto densi. Dividiamo i panel nei due grandi rivali, Warner DC da un lato e Disney Marvel dall'altro. Allora, diciamo che la grande sorpresa c'è stata stamattina. Dopo Interstellar è stata forse l'unica grande sorpresa di questo Comic-Con. Ovvero la grande comparsata di Zack Snyder che ha introdotto al pubblico Batman, Ben Affleck, Superman che già conoscevamo, Henry Cavill e Wonder Woman, Gal Gadot, io non so come si pronunci francamente. Sono entrati, hanno fatto ciao e se ne sono Non andati. hanno Per aperto bocca, cui. onestamente è stato un po' strano, però grande. Però emozione, ovviamente pubblico in delirio. Va detto che il film è in fase di ripresa adesso, per cui l'anno prossimo ci sarà sicuramente un panel molto più ricco. Quindi siamo costretti a tornare l'anno prossimo. Però è stato molto emozionante. Abbiamo anche visto un primissimo teaser del film, anche lì tutta CGI, credo. Poteva essere tranquillamente un teaser di Batman Sì. Arkham City o E potevano Arkham Knight. anche aver riutilizzato del footage da Superman, onestamente. No, quello non credo perché. Vabbè, sì, Superman galleggiante, sì. Gli hanno messo gli occhi di fuoco, diciamo, la vista calorifica. Però, insomma, quella è stata una grande sorpresa perché non era assolutamente annunciato nel panel Warner questo evento. E quindi, però, il film era stato presentato qua, annunciato qua l'anno scorso. Ben Affleck come Batman, come sapete, ha avuto un backlash molto negativo inizialmente, quindi serviva comunque, diciamo, mantenere alta l'attenzione sul film e creare hype. Certo, quando poi, alla fine del sabato, tutti parleranno dei film Marvel, non lo so, Non so però quanto sia servito. poi vedrete nell'altro videoblog che in realtà il panel Marvel non è che abbia, diciamo, non so, non ha toccato le vette degli anni scorsi, soprattutto perché non è stato annunciato nulla praticamente. Passiamo al panel successivo, sempre Warner, Jupiter Ascending, il nuovo film di Wachowski, rinviato a febbraio dell'anno prossimo da una data estiva che era quella attuale. Come chi legge le Bad Taste sa, da un'intervista che abbiamo fatto a chi realizza gli effetti visivi di questo film, abbiamo saputo che in realtà il film era già finito sostanzialmente, quindi non c'è neanche la scusa che era stata detta degli effetti visivi da finire. Non so, a me. Ho un brutto presentimento per questo film. Lo dirò proprio in maniera spassionata. Mi è sembrato tutto molto generico, non mi ha intrigato, non mi intriga molto l'universo, l'ambientazione di questo film. E Mila Kunis con la camicia a quadretti e Channing Ci hanno entrato Tatum con queste con questo orecchie make-up e le orecchie a da punta. elfo. Non lo so, Wachowski, cosa state facendo? Poi magari il film sarà bello, eh. Io poi lo andrò a vedere chiaramente perché amo i Wachowski, amo la fantascienza, eccetera, eccetera. Quindi, però. Non lo so, non mi ha convinto, infatti non ne sta parlando nessuno Non sta comunque parlando su nessuno. Twitter, eccetera. Diciamo, non è stato l'evento di punta. L'evento di punta di Warner, uno degli eventi di punta di Warner è stato Mad Mad Max. Max. Finalmente Mad Max Fury Road è stato presentato. George Miller è salito, diciamo, sul palco del Comic Con acclamatissimo. È stato proiettato prima un riassuntone, diciamo, delle puntate precedenti, un grande omaggio alla saga, di Mad Max, e poi abbiamo visto E un bel poi po' c'è stato un di scene. montaggio di alcuni spezzoni spettacolari e un bel pezzo di una scena, Ma la tutta in fotografia, fila. fichissima. Come tutti i film di George Miller, comunque, ma soprattutto le riprese, cioè, come era stato detto, buona parte del film che è stato girato in Sudafrica, contiene effetti speciali pratici, cioè c'è stato un enorme uso di effetti speciali pratici e questa cosa si vede. Sì. Sono delle sequenze un po' deliranti perché sono nel deserto con queste tempeste di sabbia e di fuoco e di inseguimenti in macchina, polvere Fulmini. ovunque, quindi un po' delirante ma veramente spettacolare. Esplosioni, poi non ho capito. Allora, Tom Hardy, che sarebbe Mad Max, viene rapito da questo fuori di testa che non solo lo incatena a sé, ma Ma lo lega anche con un tubo del sangue. cerca
di farsi esplodere facendo esplodere anche lui, Esatto. bevendo, spruzzandosi con Del del gas gasolio. liquido o qualcosa del genere, E però quindi. aveva questa specie di tubicino col sangue che non ho ben capito. Comunque, intrigante, c'è questa Charlize Theron con i capelli cortissimi che è molto, anche lei, molto una eroina badass. Dobbiamo ancora capire, Furiosa si chiamerà, dobbiamo ben capire Furiosa. che cosa, che ruolo avrà nel film. Però appunto Mad Max mi ha stupito molto, l'ho trovato molto interessante e finalmente abbiamo visto qualcosa in questo film che è in produzione da tantissimo tempo. E non è di quei film rinviati che poi dici vabbè avevano dei problemi. No. No, perché le scene che abbiamo visto, oltre ad essere finite ed essere visivamente perfette, erano anche molto, per quanto mi riguarda, allettanti. Sì. Poi è toccato allo Hobbit, qui ci sarebbe da parlare per ore. Facciamola brevissima. Non è stato mostrato praticamente nulla tranne il nuovo trailer della battaglia delle 5 armate, anche se si chiama i 5 eserciti nel libro, però vabbè. Il trailer è bello, è un teaser. Gioca molto sull'incombenza della guerra e quindi c'è la canzone di Pipino, del ritorno del re. E qui c'è la nota secondo me un po' dolente ma necessaria. Tutto il panel è stato un continuo ribadire collegamenti tra la saga dell'Hobbit e la saga del Signore degli Anelli. Va benissimo, anche perché abbiamo capito che si sta cercando di premere su Di quel riagganciare. punto. Il terzo film sarà il film che si aggancerà al Signore degli Anelli, quindi va benissimo. Diciamo che io faccio un po' fatica a mescolare come è stato fatto, non solo le immagini, perché è stato girato in pellicola, mentre questo Sì, film qua non solo tecnicamente. è stato girato in 5K con le Con le RED. Epic, in 3D, in HFR, proprio quindi visivamente è diverso. Però è anche cioè Peter Jackson sta cercando di fare, e poi vedremo il terzo film, un'amalgama, un discorso coerente anche sul piano visivo, però mescolarli così tanto, ci sono dei ta tantissimi riferimenti, cioè si ci vengono accostate scene dei sei film che effettivamente sono, non è che sono Sì, si simili, riprendono. C'è hanno stato. un tono epico che le tiene insieme, mettiamola così. Però non lo so, è un'operazione che sicuramente per i fan può servire. È un'ottima operazione quando non hai nulla da far vedere del nuovo film, che è la verità, ci sta ancora lavorando, per cui insomma. Sì, c'è stata una sequenza iniziale in cui hanno fatto proprio un montaggio di scene appartenenti alla trilogia del Signore degli Anelli e dei primi due film dell'Hobbit, che marcava un po' tanto questa differenza. Esatto. Cercava in realtà di appunto amalgamare, ma si notava molto sia visivamente che anche proprio di espressione degli E attori, lo dico da si vedeva fan di moltissimo. entrambe le trilogie. È stato mostrato un bellissimo blooper reel, veramente spassoso, di tutti e Sì. tre, di tutti e due, le due le saghe. Veramente divertente, chissà quando vedremo veramente quel blooper reel del Signore degli Anelli. Comunque, dopodiché, sorpresina, nel senso che si è passati al panel della Legendary Pictures. E la Legendary Pictures quest'anno non è più collegata, diciamo, alla Warner, ma ha una partnership con la Universal. Devo dire, panel in generale deludente per quanto mi riguarda, perché la Legendary ci ha abituato a cose molto più toste. Però è stato fatto qualche annuncio interessante. Il primo annuncio è stato questo video molto divertente di Gareth Edwards, che da San Francisco ricostruita annunciava che sostanzialmente farà il sequel di Godzilla, lo farà dopo aver fatto lo spin-off di Star Wars. A un certo punto irrompeva nell'immagine Godzilla e soprattutto poi è stato mostrato un video virale molto molto sfizioso nel quale sostanzialmente si annunciava che nel sequel di Godzilla si vedranno Mothra, Rodan, Gamora e insomma un po' di nuovi Un mostri, un po' di po' di nuovi mostri della mostri. mitologia, ecco. Poi spazio a Necropolis, Città dei Morti, che come sapete uscirà tra poco e non c'è molto da dire. Abbiamo visto forse qualche scena nuova, ma sapete tutti di che cosa si tratta. Si tratta di un horror found footage molto interessante ambientato nelle catacombe di Parigi. Poi toccato a una sorpresona, Michael Mann al Comic Con. Io non me Anche l'aspettavo questa questa. cosa. Ha presentato Black Hat. Mi ha fatto un po' tristezza che la presentatrice sfigata La presentatrice della Legendary è una cosa abbastanza patetica, era un po' inascoltabile, sfigata, inascoltabile. abbia chiesto a tutti di applaudire e di omaggiare Michael Mann,
non è il caso di chiedere queste cose, No. perché poi la gente magari non lo fa apposta, è cosa che è accaduta, perché mi rifiuto di pensare che la sala H non abbia voluto applaudire con il giusto entusiasmo Michael Mann. Probabilmente un po' di gente ha detto: ma perché mi devi dire che devo fare questa cosa? Però vabbè, c'era anche Chris Hemsworth e lì a quel punto è esplosa la sala, Esplosa la sala, ovviamente, come che è al protagonista solito. di questo cybercrime thriller ambientato in un mondo nel quale tutte le comunicazioni vengono decrittate da un pazzo furioso, sostanzialmente che inizia a fare, da quello che ho capito, inizia a fare attentati terroristici, E giusto? quindi lui si sì, cerca di risolvere come sostanzialmente. Chris Hemsworth ovviamente deve salvare la Deve giornata salvare e il il mondo. pianeta. Rapidamente, Crimson Peak, uno dei miei film più attesi in assoluto. Guillermo del Toro torna a fare finalmente horror, La casa stregata, quindi torniamo alle origini proprio del genere horror. Quello che abbiamo visto sono un primo trailer molto convincente, grandi Molto. scenografie, grandi fotografie, eccetera. Un quadro animato con delle luci, dei colori, delle ambientazioni magnifiche. Questa casa è stata costruita davvero in teatro di posa, questa cosa mi lascia veramente affascinato. Molto bella, visivamente molto bella quella casa. Bellissima, con un bel excursus su tutti i personaggi e su dei momenti di estrema tensione, quindi anche. Esatto, e belle tutte le protagoniste, ovviamente Mia Wasikowska e Jessica Chastain, insomma, cioè, è un bel filmone. E poi Tom Hiddleston, E Charlie. ovviamente, Charlie Hunnam, eccetera. E, Warcraft, questo per me è una nota dolente, a me il film non convince, per ora non convince. Soprattutto perché sembra una sequenza animata che si trova all'inizio del videogioco per ora. Sì, sembra una cinematica, uscirà nel 2016, quindi c'è tutto il tempo di migliorare la CGI, eccetera, però l'effetto che mi ha fatto non è stato entusiasmante e devo dire che sì, gli applausi ci sono stati, ma non c'è stata l'ovazione di quando è stato annunciato il film di Che per Warcraft. un pubblico del Comic Con Warcraft è una specie di Bibbia, quindi. Però, insomma, vedremo, perché comunque se ci sono alcune creature hanno un grosso potenziale. Ricordo che quando fai vedere un teaser un anno e mezzo prima, probabilmente non riesci neanche a finire il materiale, diciamo. Chiudiamo con l'annuncio che è stato fatto dalla Legendary a fine panel, ovvero Skull Island. Questo è stato mostrato questo trailer. Io speravo fosse Jurassic Park, visto che non è stato mostrato nulla in Jurassic Park, tristemente. Anche perché c'era Chris Pratt, cavolo. Ah no, Chris Pratt non c'era, No, ha era mandato un video Londra. da E allora, Instagram. cosa succede? Che viene mostrato questo trailer nel quale una voce fuori campo parla di una bestia che è stata troppo a lungo lontana e che deve risvegliarsi. Finiamo dal mare in tempesta, finiamo su quest'isola boscosa, da uno spunzone di roccia ci rendiamo conto che quella è una forma di teschio fatta dalle rocce, e poi c'è King Kong che fa così. Che viene fuori dall'oscurità. E dunque, cos'è King Kong 2? Dunque, hanno bisogno di trovare un rivale a Godzilla, probabilmente. E infatti si ipotizzava che poi Quindi facessero uno spin-off. stanno preparando il ritorno di King Kong È anche il in primo. fase, sì, non con la bella accanto, magari, È il che primo sembra di grande essere. progetto Universal slash Legendary, perché King Kong è un classico di Della Universal, quindi Universal. insomma. Per cui comunque, insomma, il panel della mattina è stato molto Stato ricco. interessante, in generale eravamo abbastanza stanchi già, però eravamo anche assolutamente galvanizzati all'idea che la giornata stesse procedendo rapidamente. Fra delusioni e momenti entusiasmanti, insomma, siamo riusciti ad arrivare poi al panel successivo, del quale vi parleremo nel prossimo videoblog.